Dopo la notifica del prefetto di Salerno, Francesco Russo, nei confronti del sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, sul caso di decadenza legata alla sentenza del consorzio ASI, Forza Italia esprime rammarico per la brutta pagina di politica e chiede le dimissioni del primo cittadino. Giuseppe Agovino, esponente di punta del partito forzista nel territorio, ribadisce ancora una volta la posizione descritta dalla Cassazione e attacca l'idea degli amministratori di Palazzo San Francesco di continuare il mandato fino alla prossima primavera. Che penso che Peppe Canfora non sia più sindaco dal giorno della sentenza, quindi dal 2 agosto, come la nostra parte politica ha sempre sostenuto. Anzi, voglio ringraziare il gruppo consiliare, il capogruppo Domenico Crescenzo, il consigliere Antonio Mancuso. Voglio ricordare alcune dei grandi fallimenti di questa amministrazione. Se questo di oggi è l'epilogo, vorrei ricordare la questione della frana, la questione dell'occupazione, la questione del commercio, la questione del piano traffico, la questione della manutenzione di questa città. Le questioni mai risolte. Oggi la decadenza di Canfora null'altro è che la fine peggiore che questa amministrazione di pochi contenuti, di assenza di visioni, di incapacità di governo ha fatto in questi 10 anni. In tutti i modi abbiamo cercato di fare appello alla sensibilità dell'uomo, del politico Canfora, al quale possiamo anche comprendere alcune dichiarazioni di condannato innocente, ma di fatto è condannato. E un uomo delle istituzioni come lui non può non far rispettare la legge per primo, non può dichiarare delle cose su un programma elettorale come il codice etico e fare il contrario. Quindi volevamo evitare che si arrivasse a questo e addirittura se oggi pensa che deve aspettare il Consiglio Comunale per impugnare eventualmente la sentenza, credo che veramente stiamo di fronte al ridicolo. Penso che Canfora doveva dimettersi tanto tempo fa. Di tutti gli atti che Canfora ha fatto dopo la sentenza ne impugneremo la validità, ivi compresi quelli della nomina del vice sindaco Eutilia Viscardi per creare giochi di palazzo, per fare reggenti amici o più amici, per favorire l'una o l'altra campagna elettorale. Saremo ben vigili che questo non accada. Il caso è stato analizzato profondamente dal partito locale e in particolare dall'avvocato Walter Mancuso, che sottolinea gli aspetti della vicenda che supera la semplice sfera personale dell'uomo Giuseppe Canfora. Voglio evidenziare che la questione tecnico-giuridica è semplicissima. La legge Severino prevede per alcune tipologie di reati, già con la sentenza di conferma in corte d'appello, la sospensione. E per il caso Canfora c'era stata un'interpretazione singolare da parte del Ministero per quelle che sono le voci che sono arrivate, secondo cui per l'ipotesi di tentata concussione non potesse applicarsi la sospensione. Chiaramente poi ci sono state invece delle interpretazioni giurisdizionali che hanno rappresentato l'inverso, cioè assolutamente l'applicabilità già in quel momento storico con la conferma di una sentenza per un reato di grave, diciamo, perché la concussione corrisponde al reato di estorsione, è un reato proprio, e quindi da questo punto di vista io ritengo che sia uno dei reati più odiosi che possa commettere un amministratore. Ancora oggi sento dire che ci sarà un'impugnazione avverso che cosa? La decadenza è un atto cristallizzato con la sentenza irrevocabile. Non ci saranno strumenti. Allora devo solo pensare che c'è la volontà di restare ancora attaccati alla sedia, alla poltrona, per gestire gli interessi di parte, per probabilmente organizzare una campagna elettorale seduti sulla sedia di governo. Questo non dovrà e non potrà essere consentito.